Ciao ragazze, finalmente ritorno a girare video dopo un po' di tempo. Stasera è un video notturno perché sono tornata dal lavoro e ho deciso di girarvi questo video perché comunque vi dovevo mostrare questi prodottini un po' di tempo fa, però raga, non ho avuto proprio il modo. Vi ho postato comunque la foto su Instagram, quindi per chi mi segue su Instagram sicuramente li avrà già visti, però non ho avuto modo di recensirli. Vi lascio come sempre giù nell'info box tutti i miei contatti social, dove lì mi trovate sempre, potete contattarmi. Ci possiamo tenere più in contatto, Instagram e Facebook. Vi voglio far vedere cosa ho ricevuto da due aziende. Il sito Born Pretty Store, che con cui già ho collaborato diverse volte, e una nuova azienda di pennelli. È un'azienda irlandese che ho conosciuto tramite Instagram perché non la conoscevo onestamente. Ho visto delle foto, mi ha incuriosito molto e ho chiesto di, insomma, la possibilità, mi ho chiesto se era possibile collaborare con loro per provare i loro pennelli e loro sono stati così carini da mandarmi diversi pennellini da poter testare. Inizio con Born Pretty Store e vi faccio vedere i miei soliti acquisti da Born, tipo come se fosse un amico mio da Born. Comunque, vabbè, raga, abbiate pazienza, io sono tornata da poco dal lavoro. Chi mi segue su Facebook legge anche i miei sfoghi, quindi mi può capire. Allora, ho scelto due pacchettini di cera finta e due pennellini perché i due pennellini li ho messi dentro giusto per apparare al budget. Il rossetto, per chi me lo se vuole sapere che rossetto indosso, perché me lo scrivete sempre nei commenti, è All Fired Up di MAC, ed è stato il mio primo acquisto alla MAC a Salerno. Yeah! Perché dopo 20 anni, 30 anni, cioè non lo so, hanno aperto MAC a Salerno e non ci potevo credere, e quindi sono troppo gasata e ho mandato in spedizione il mio team quando ha inaugurato, perché giustamente stavo al negozio, non potevo muovermi e mi sono fatta prendere All Fired Up. Quindi la quota rossetti MAC cresce a 9. Yeah! Bene, inizio allora con farvi vedere questa, se non la finiamo più. E sono delle chia finte stupende, secondo me. L'unica cosa che si dovevano fare un pochettino meglio è l'attaccatura. Queste qui le ho viste da Federica. Praticamente hanno la punta, vedete, fatta di questi peli, che diciamo nella loro, nel fatto che diciamo sono ciglia finte, diciamo abbastanza non importabili, abbastanza gaiarde, diciamo, che non sono per look naturali, dai, sono davvero molto belle. L'unica pecca che hanno è l'attaccatura, che è molto molto plasticosa, quindi risulta sull'occhio molto pesante. Non so perché, avevo le lentine già messe da un po' di tempo, quindi diciamo erano scadute, dovevo sostituirle, però mi hanno portato un mal di testa. Non so se è dovuto alle lentine o a queste, perché davvero avevo l'occhio, raga, pesantissimo. Infatti le ho dovute anche tagliare, vedete, piccole piccoline, perché sono pesanti sull'occhio, perché tutto il fatto di essere così folte purtroppo comporta avere una base molto molto plasticosa, e quindi sono diciamo abbastanza importabili perché sono molto pesanti. In compenso poi ho scelto quest'altro pacchettino qui, che è l'HS6. Questa qui era il D002. Comunque le trovate nella sezione sconti, perché erano dei prodotti scontati. E ho preso questo pacchettino di chia finte, che praticamente comprende 10 paia di chia finte. Queste qui sono, come potete vedere, molto molto più naturali rispetto a quelle lì, sono leggerissime, look per look, diciamo da tutti i giorni, anche da mattina, perché sono davvero naturalissime. E sono davvero carine. Devo dire la verità, mi è piaciuto anche il fatto della base, perché ci sono alcune chia finte che ho prese da questi siti cinesi, che la base, quando voi le andate a tirare dal pacchetto, vi si spappola in mano e quindi praticamente la chia si rompe, si distrugge. Queste qua sono fatte leggermente meglio, devo dire la verità, e sono rimasta contenta. E poi vi ripeto, rientrare nel budget e non lasciare quei dollari così,
così quei dollari, quei pochi centesimi, ho preso questi due pennellini, colpita dal colore che hanno perché sono color Tiffany matte, due pennellini da ombretto, da correttore, quello che volete, sono sintetici. E in diretta, guardate, si sta raga, si sta spennando il pennello, raga, va bene, allora in diretta bocciamo non è possibile, no. Ragazze, guardate, no vabbè, non l'avevo notata sta, perde peli, no vabbè raga, cioè sì che costano 89 centesimi, oddio. Vabbè basta. Come sono stupida, questo qui no, questo no, quello là sì invece. Vabbè, lo butto direttamente anche perché mi ha spennato tutto. No, vabbè, raga. Questo no, questo qua invece si spenna. Ci sono rimasto un po' male, vi sono sincera. Che mi piacevano tanto per il colore, me ne ho parlato tutta entusiasta e invece mi si è spennato in diretta che ho messo qua sopra perché sennò mi si fa uno schifo il parquet e mia mamma mi rompe le palle. Va bene, e comunque ho i pennellini da 89 centesimi che tanto valgono e questo è il risultato. Va bene, questo è Born Pretty Store. Come sempre vi lascio giù nell'info box il sito e i link ai vari prodotti. Ovviamente i pennelli non li comprate, perché a meno che non volete fare la principessina Trilli con la bacchetta e il pelo che vi vola in poi in ogni dove, mi sembro il papa, evitiamo insomma, cioè sono rimasta di merda raga, vabbè. Passiamo invece ai signori pennelli, perché raga sono paurosi, e sono i Nima Brush. Come vi ho detto, un'azienda che ho conosciuto tramite Instagram e sono davvero onorata di aver potuto collaborare con loro, perché comunque è una marca di pennelli professionali ed è una marca di irlandese. Fa davvero dei pennelli, raga, di qualità. Ci sono sia pennelli con veri fibre sintetiche che con peli veri, con veri capelli, natural hair, qui dice, e nulla. Allora, io ho ricevuto, allora, il set, vi dico subito, allora, l'Elite Collection, no, aspettate. Sì, ho ricevuto due pennelli viso che fanno parte della linea Elite Collection e sono questi due qui e sono i migliori pennelli che ho. Se vi apro il cassetto escono prima i pennelli e poi le robe che ho nel cassetto, veramente devo dire che sono i pennelli migliori che ho. Si vede che hanno un prezzo un po' più elevato, sono fatti molto meglio, il packaging è fatto benissimo, questo qui è in legno, con la scrittina Nima Brush, col nero, hanno il tuboncino qui laccato, bronzato, molto molto bello. Questo qua è un flat, molto molto carino, l'ho utilizzato come si può vedere perché è sporco, per metterci la BB cream, è davvero ottimo. E questo qui da cipria, ma l'ho utilizzato anche per il blush, perché vedete è piccolino e si può usare molto molto bene. Questo qui si vede palesemente che è sintetico, questo qui invece è fatto da capelli naturali, cioè si vede proprio ed ha una morbidezza, raga, molto molto buono, cioè si vede quando il pennello è buono. Ad esempio di questa linea voi potete acquistare, della linea Elite Collection, voi potete acquistare anche i pennelli singoli, e per dirvi, il flat che vi ho mostrato costa 18 euro, lo so, costa abbastanza, però se non erro più o meno il prezzo è come Yakuro, cioè i pennelli Yakuro, se non erro, o quelli là viso, costano intorno a sto prezzo qua. Poi se dico stronzate, scrivetelo perché non mi ricordo. Comunque costa abbastanza, però io diciamo
pennello uguale dei set cinesi che vanno tanto di moda e non ha paragone, cioè veramente non ha paragone, sia per quanto riguarda una volta lavato che si asciuga in un millesimo di secondo, sia per il packaging del pennello, sia per la qualità della fibra, cioè non c'è storia, raga, cioè si vede quando un prodotto è buono, voi lo sapete, io vi dico la verità, ovviamente non è che vi dico ah ve lo dovete comprare, cioè vi dico che onestamente costa 18 euro, ma li vale. Non è che vi comprate una merda con 18 euro, scusate la volgarità. E comunque, quest'altro pennello qua, secondo me, non si può acquistare singolarmente perché all'interno del catalogo, vedete, non c'è e lo si trova all'interno del. Vi dico subito. Il The Start Kit che ho visto da qualche parte. Sì, si trova all'interno del The Starter Set, The Basic, che ha il valore di 45 euro. Però all'interno di questo set qui, praticamente io ho questo pennello, il flat che vi ho mostrato prima e due. E tre da occhi, gli altri due non ce li ho, quindi praticamente loro mi hanno mandato un po' un mix, però in particolare mi hanno mandato questa linea qui e due della linea che loro praticamente dividono i loro pennelli in linee. C'è l'Elite Collection che sarebbe questa qui, il The Starter Collection che praticamente è composto da tutti i set di pennelli che loro hanno, che voi potete acquistare anche singolarmente, e c'è anche il The Artistic Collection, che sono altri tipi di pennelli che ho, ne ho due di questa linea qui. Sono molto graziosi perché il loro packaging è azzurro Tiffany, molto molto carini, ovviamente non si spennano come questi. E nulla, sono davvero fantastici, davvero molto molto buoni. Se state cercando un set di pennelli buono, sia per il lavoro o per voi, insomma, anziché, cioè, avete provato, diciamo, tutte le varianti economiche che ci possono stare, cercate dei pennelli davvero buoni, di qualità, io vi consiglio questi qui perché sono molto molto validi, vi sono sincera. Anche i Real Technique, però, hanno, rispetto ai Real Technique, un sacco di tipi di pennelli, davvero un sacco. Adesso vi faccio vedere i pennelli occhi che mi hanno mandato dentro a queste bustine che sono molto comode. Io infatti questa la conservo come una reliquia perché quando viaggio me li metto tutti là dentro i pennelli e statevi bene. E sono molto contenta di aver trovato perché sia questi due pennelli qua mi sono arrivati in queste bustine e sia gli altri due che dopo vi andrò a mostrare. Comunque questo è il kit occhi che voi potete acquistare. E costa 30 euro. Sì, è diciamo abbastanza per 5 pennelli. Però allora, il mio amore in assoluto, raga, è questo, che tra l'altro è un dupe di uno della Sigma, perché l'ho visto su Instagram ed è identico, veramente identico, sempre con queste setole nere naturali, fatto a bocciolo, perché io praticamente prelevo l'ombretto, cioè io faccio solo questo movimento qua e poi fa tutto il pennello. È qualcosa, raga, di fantastico. Si nota la differenza con gli altri pennelli, a parte quelli che ho della Real Technique, ho anche altri tipi di pennelli che però costano quello che costano. Ovviamente non sono come quelli come quello di poco fa che mi si è spennato, però si nota, diciamo, che costano poco. Questo qui, devo dire, questo set qui mi ci sto trovando davvero bene. Infatti, domenica devo andare a truccare una ragazza e sicuramente mi porterò questi pennelli qui perché vedo che mi risulta più facile lavorare i prodotti con questi pennelli. E poi ho questo qui piccolino tondo da ombretto, diciamo a lingua di gatto tondeggiante. Quest'altro sempre a lingua di gatto, un po' più. Raga, mi scuso per prima, però mi si è spento il telefono
così perché praticamente avevo finito lo spazio per registrare. Comunque vi stavo mostrando questi pennelli dell'Anima Brush, il set occhi e della linea Elite Collection. Vi stavo parlando di questo qui che è davvero stupendo, è del dupe di uno della Sigma. Questi altri qui vi ho fatto vedere. Poi mi hanno mandato questo pennellino angolato da eyeliner o per fare le sopracciglia, che è davvero molto molto buono e offre davvero una precisione perché è tagliato benissimo, scusate, non mi riesco ancora ad abituare. E poi mi hanno spedito quest'altro qui che non ne avevo uno, li ho sempre visto diciamo dalle MUA. E mi è incuriosito provarlo, però non mi ci trovo, diciamo, bene rispetto a questo qui angolato che riesco a maneggiare bene. Questo qua, essendo fatto tipo a pennino, mi risulta un po' difficile, però penso che con l'allenamento, riesco ad utilizzarlo bene. Anche perché la forma fatta storta in questo modo, curva, facilita molto l'applicazione dell'eyeliner in particolare, quindi ottimo set, davvero ottimo. Questo qua ci tengo a precisare che non è un coso spennato, anzi è fatto molto molto bene. E questo set qui viene 30 euro e fa parte della linea Elite Collection. Come ultimi due pennellini, vi faccio vedere questi due qua che fanno parte della linea The Artistic Collection ed ho il Lady. Che ogni pennellino, diciamo, è il nome di una al nome femminile. Questa qui si chiama Lady ed è un pennellino a penna in setole naturali che io utilizzo per diciamo sfumare gli ombretti nell'angolo esterno dell'occhio per intensificare anche l'angolo esterno dell'occhio per avere maggior precisione. E questo qui ha un costo, il The Lady Brush ha un costo di 10 euro e poi vabbè qui in inglese ci stanno anche consigli anche vari usi eccetera eccetera e ovviamente con la mia pronuncia pessima vi risparmio quella scena pietosa di leggervi la dicitura. Io vi dico per cosa lo utilizzo, mi piace molto, cioè in verità lo utilizzo per tutto, l'ho utilizzato anche per il punto luce, insomma l'ho utilizzato per tutto come i classici pennellini a penna. E poi ho questo qui che si chiama The Emma Brush e ha un costo sempre di 10 euro ed è in setole sintetiche questo qui. Mi piace anche il packaging che hanno. Questi qua sono gommati e sono di questo azzurrino fantastico e sono fatti davvero molto molto bene. Io questo qui l'ho utilizzato sia per il correttore e anche per, sì, per il correttore principalmente, pure quando faccio il contouring, davvero molto molto validi. Penso che questa diciamo è la linea base perché a parte alcuni pennelli viso hanno un costo diciamo accessibile intorno ai 10-12 euro. Nulla, questo è per quanto riguarda l'Anima Brush. Fa anche accessori per pennelli. Vedete queste borsettine per trasportare i pennelli. È un'azienda sinceramente molto professionale, di pennelli molto professionali. Mi ci sono trovata bene, nulla da dire, devo dire la verità. Cioè, sì, costano abbastanza, però ne vale la pena. Cioè, se volete dei pennelli che sicuro vi durano e come devo dire, diciamo professionali che durano nel tempo, questi qui fanno al caso vostro. Della serie li compro una volta, non li compro più perché sono sicura, insomma, della qualità e della durata del prodotto. E niente, ragazze, io vi mando un bacione. Mi scuso per l'interruzione di prima, ora poi andrò a montare, diciamo, questi due video qua. Però non è dovuto a me, ma purtroppo è finita la batteria, nel senso la memoria dell'iPhone. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao, ragazze!